Le immagini che tendono a svalutare la sofferenza dei pazienti e il lavoro e l'impegno di tanti medici, operatori e infermieri che ogni giorno con grande fatica stanno lavorando all'ospedale Cafoncello. Proprio per questo, per tutelare gli operatori e per tutelare le sofferenze degli ammalati, la direzione strategica intende querelare l'autore di questo video, così come di altri video simili, così come coloro che intendono diffonderlo. Ecco, siamo arrivati al padiglione delle malattie infettive. In questo padiglione sono ricoverati 45 pazienti Covid, ovvero 45 pazienti che hanno bisogno di ossigeno per respirare. Adesso saliremo in reparto, parleremo con la coordinatrice e verificheremo la verità e non le falsità che sono state diffuse. Io coordino un reparto che in questo stabile ha attualmente 45 pazienti ricoverati Covid. Se un paziente si ricovera è perché sta male, è perché ha bisogno di ossigeno. Non so se si vede dietro, ma qui ci sono operatori che fanno anche 8 ore di lavoro bardati in quel modo, con camice e mascherina. Non è facile. Allora io chiedo almeno rispetto. Rispetto per chi è malato, rispetto per chi lavora, rispetto per chi sente il senso del dovere di rispondere a questa emergenza. Ma il padiglione delle malattie infettive, che abbiamo visto prima, da solo non era sufficiente a garantire la degenza per tutti i pazienti che abbiamo qui ricoverati. Ogni giorno si presentano all'ospedale di Treviso più di 10 pazienti Covid positivi che hanno bisogno del ricovero. Questa è la rianimazione generale, la terapia intensiva generale dell'ospedale di Treviso, che normalmente può curare 10-12 pazienti, e in questi giorni, anzi da 15 giorni, abbiamo costantemente 16 pazienti ricoverati, tutti affetti da polmonite Covid. Stiamo al limite delle nostre possibilità, sia come risorse umane che come capacità. Abbiamo dei pazienti molto gravi, qui in terapia intensiva abbiamo i pazienti più gravi. E posso anche dire che stamattina abbiamo avuto due decessi per malattia Covid. Buongiorno, allora partiamo da qui, da questa testimonianza, perché lo facciamo? Perché ancora oggi ci sono dei video che girano dove vengono mostrati pronto soccorsi vuoti, non si sa in quali momenti, ambulanze parcheggiate fuori, insomma i cosiddetti negazionisti che appunto sostengono che tutto questo, tutta questa emergenza Covid viene esagerata in qualche maniera. Invece è bene che chi opera direttamente sul campo vi dica esattamente che cosa sta succedendo. Certo, è anche un po' sconcertante che medici, infermieri, operatori sanitari siano costretti a, in qualche modo, a perdere tempo, insomma, rispetto al tanto lavoro che hanno da fare per ribadire in che condizioni molti ospedali sono costretti ad operare. Do il buongiorno intanto a Pietro Salvatori dell'Huffington Post. Buongiorno. Buongiorno Pietro. E poi in collegamento da Trieste Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Fedriga. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, Fedriga, partiamo naturalmente da lei perché la sua regione è una di quelle che ha dato un'ulteriore stretta insieme ad Emilia-Romagna e Veneto per cercare appunto non solo, diciamo così, di cambiare colore, i famosi colori ormai che definiscono ogni regione, ma proprio per contenere ancora di più questo virus. Ci vuole intanto illustrare che cosa cambierà? Noi abbiamo cercato insieme al presidente Zaia e il presidente Bonaccini di andare ad intervenire su quelle situazioni o quei luoghi di maggiore criticità, soprattutto per quanto riguarda il rischio assembramenti. Per questo abbiamo anticipato, diciamo, l'obbligo di sedersi quando si consuma un qualcosa al bar o al ristorante dalle 15. Abbiamo chiuso il fine settimana i medi e grandi centri negozi, per capirci, quindi la media e la grande distribuzione. Abbiamo chiuso la domenica tutto il tipo di attività di negozi, qualche eccezione ovviamente tipo farmacie, parmafarmacie, tabacchi alimentari ed edicole. Abbiamo cercato di intervenire su rischi di assembramento nelle vie pubbliche ed altro, mettendo ovviamente l'obbligo di non fare attività sportiva, nemmeno passeggiate in luoghi affollati.
Abbiamo cercato di intervenire, per esempio, anche per quanto riguarda le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'OMS per quanto riguarda il divieto nelle scuole di fare lezioni di canto, flauto, ginnastica, che insomma sono quelle cose che la scienza ci segnala. In questo momento bisogna stare particolarmente attenti. Insomma, penso delle misure abbastanza precise, intervenendo su specifici settori per cercare appunto di diminuire il rischio di contagio, che oggettivamente è vero che la curva non ha più la crescita esponenziale di qualche settimana fa, di qualche giorno fa, anzi direi, però ha una crescita comunque, una crescita che non è lineare, non è esponenziale, ma questo vuol dire che non vedremo a breve il ridursi della richiesta ospedaliera, il ridursi delle terapie intensive o il ridursi drastico dei contagi, anzi continueremo a vedere una crescita, e su questo quindi serve un'attenzione. Ecco, voi siete zona gialla, no? Quindi è proprio una forma di prevenzione, anche se insomma siete in una condizione comunque diversa da altre regioni, viene in mente naturalmente la Campania o la Lombardia, è una forma di vera e propria prevenzione questa, per non cambiare fascia, anche se siete lontani, mettiamola così, da quel colore che ha l'alert massimo. Sì, ma più che prevenzione per cambiare fascia, abbiamo cercato di mettere certo. in atto, credo, una prevenzione per cercare di tutelare al massimo i cittadini, capendo che dei sacrifici si chiedono, non c'è dubbio, però pensiamo che siano state fatte delle scelte molto specifiche, non è che abbiamo colpito un po' a caso. Abbiamo con le nostre strutture, le tre strutture regionali che hanno lavorato insieme, sia quelle sanitarie ovviamente principalmente, siamo andati a individuare quali sono appunto le situazioni di maggiore rischio e cercare di evitarle il più possibile. Però sia ben chiaro, questa battaglia non la si vince con un'ordinanza. Io continuo a dirlo che serve una collaborazione da parte di tutti, difendersi a vicenda, aiutarsi a vicenda, perché altrimenti la battaglia sarà persa. Il Friuli Venezia Giulia nella prima parte della pandemia ha vinto la battaglia grazie a un comportamento veramente impeccabile da parte dei cittadini che si sono aiutati a vicenda. Questa non può essere la battaglia delle ordinanze, deve essere una battaglia di comunità. E per questo quelle regole che magari non ci vengono naturali, e lo posso capire, anche a me non viene naturale mettermi la mascherina, tenere il distanziamento, non avere contatti sociali o il meno possibile, è naturale, anzi è bello che uno ne senta la mancanza, perché siamo persone che piace stare con gli altri, costruire con gli altri, vivere con gli altri. Però in questo momento noi dobbiamo tenere sempre molto alta l'attenzione e non farla mai calare, perché magari può essere una piccola distrazione che rischia dopo di contagiare una persona che poi le porta in famiglia, che magari arriva alle fasce più deboli della popolazione, quali gli anziani. E quindi siccome queste attenzioni oggi sono fondamentali, per quello dico una battaglia di comunità. Senta, che cosa non ha funzionato, visto che ci ritroviamo alla seconda ondata, per certi versi impreparati, o comunque è impreparato il sistema sanitario, visto l'impatto che ha sugli ospedali, ma non solo sugli ospedali, però l'ospedale, diciamo, ha il fronte che sta combattendo di più. Guardi, io credo che il potenziamento c'è stato, non è vero, cioè noi siamo un esempio di quelle tre regioni che per prima ha raggiunto gli obiettivi di terapia intensiva, abbiamo aumentato i posti non intensiva, lo stiamo continuando a fare facendo riconversione di alcuni ospedali e di alcune RSA soprattutto per avere a disposizione quelle aree di cure intermedie che sono fondamentali anche per alleggerire gli ospedali. È altrettanto vero che vediamo che in tutta Europa questa situazione, con un aumento esponenziale della curva, con una difficoltà nella parte sanitaria, ecco, se devo trovare una critica da fare, però ritengo sia assolutamente costruttiva, io penso che noi dobbiamo guardare anche a tutte quelle nuove tecnologie che possono ridurre il rischio. Noi stiamo vedendo come regione, ad esempio, senza avere ancora certezze, sia ben chiaro, quindi non voglio fare false illusioni o d'altro, però se esistono dei sistemi, per esempio, per ridurre il rischio del cosiddetto aerosol, cioè quel che rimane soprattutto negli ambienti chiusi per più tempo, magari sui posti di lavoro rischia di contagiare più persone o di arrivare a più persone, quindi se esistono sistemi, e mi dicono che qualcuno ci sia, ma devono fare ovviamente le verifiche del funzionamento effettivo delle macchine, per esempio per le sanificazioni d'aria, per riuscire a perlomeno negli ambienti che rimangono aperti a tutelare al massimo chi dentro deve starci, magari per lavoro. Senta, il ministro Boccia ieri ha detto che bisognerebbe avere un Covid hotel, quindi quei luoghi dove vengono sistemate le persone che non possono passare la quarantena in casa, in ogni provincia. Voi come siete organizzati da questo punto di vista?
Noi ne abbiamo già in due province, abbiamo già fatto l'avviso, ieri è scaduto, quindi siamo mossi diciamo, con discreto anticipo, abbiamo più di un Covid hotel in ogni provincia, soprattutto in quelle più grandi avremo più di Covid hotel. Detto questo, io penso che la sfida sia effettivamente quella di garantire, come dicevo prima, le cure intermedie, che sono persone che magari non necessitano di un'ospedalizzazione, ma non possono nemmeno stare a domicilio perché non sono totalmente autonome. E il Covid hotel, anche questo ovviamente, deve andare a una persona che è autonoma. Quindi quella fascia di cure intermedie per noi è fondamentale per cercare di alleggerire l'ospedale e non abbandonare le persone, perché ovviamente se poi si lasciano a casa da sole si abbandonano. E come si interviene, secondo lei, per queste fasce intermedie? No ospedale, no Covid hotel, a casa è complicato... E noi lo stiamo facendo, come le dicevo, nell'RSA. Noi stiamo convertendo delle RSA, alleggerendole a Covid, e oltretutto in quel caso c'è anche del personale sanitario che può assistere queste persone, ovviamente con un'intensità più bassa, quindi ovviamente non serve pneumologi o infettivologi o anestesisti rianimatori, però c'è un'assistenza medica, un'assistenza infermieristica, e questo possiamo ovviamente tutelare le persone e fare anche un'organizzazione razionale del sistema sanitario. Pietro, tu intanto hai un'esperienza personale, no? Questo, proprio... se permette, sì, prego, posso dire una cosa? Prego, prego. Su questo è un problema storico del paese, perché noi purtroppo abbiamo fatto sempre la battaglia che devo avere l'ospedale enorme sotto casa. Io penso che invece servano ospedali di riferimento importanti e poi tutte invece strutture di intermedie che possano garantire le cure ai cittadini. Dopo, se uno si deve fare l'operazione particolarmente complicata e difficile, andare nell'ospedale più strutturato, però ne mancano le cure intermedie, quindi dobbiamo rendere, non, io sto aumentando per capirci le risorse per la sanità e le ho aumentate sempre da quando sono arrivate, quindi non vuol dire tagliare, però quelle spese devono essere spese bene, perché altrimenti rischiamo di spendere tanto e poi non avere le risposte da dare al cittadino. Certo, e comunque, come diceva lei, serve a decongestionare poi i grossi centri. Allora, tu hai avuto un'esperienza personale, quindi la filiera, diciamo così, la conosci, no? In un'altra regione, ovviamente, Lazio. Sì, ovviamente nel Lazio, ovviamente un'esperienza non né grave né drammatica, nel senso che per una serie di motivi sul consiglio del medico ho dovuto fare un tampone molecolare. E ho avuto, vabbè, a parte la fila al drive-in, insomma, le 5 ore al drive-in, però ho avuto la risposta dopo 9 giorni e sentendo in giro, poi sia per il lavoro che facciamo, sia amici, conoscenti, non sono neanche quello con il record, leggevo di una famiglia a Massa Carrà, adesso sdrammatizziamo anche un po' perché insomma... No, però c'è gente sequestrata da... Sì, c'è una famiglia a Massa Carrara, adesso senza ridere, che leggevo minacciava di denunciare l'ASL per sequestro di persona perché figli positivi e non si negativizza, insomma un mese che stanno a casa senza avere risposte. Questi sono altri problemi, insomma, che... io ho un lavoro che mi permette di sorriderci su, capisco anche che chi ha un'impresa, un'attività, chi lavora a partita IVA e via discorrendo, se il risultato di un eventuale tampone ci mette 9, 10, 12 giorni iniziano a diventare problemi. Ovviamente rispetto, insomma, andiamo forse su tutto l'altro piano, l'altra faccia della medaglia rispetto a quella anche che Federica un po' illustrava qui bene, che è quella economica, no? Sociale ed economica. Detto questo, poi appunto c'è tutto l'emergenza stringente di proprio questi giorni, ore, stiamo vedendo i numeri di morti anche che iniziano a aumentare, anche perché gli scienziati ci spiegano che sono dovuti ai contagi di 2 settimane fa, quindi probabilmente dovremmo aspettarci questo tasso di mortalità per un altro po' di giorni, e però a me, posso dire questa cosa, a me stupiva Federica perché in un, a parte la pacatezza, cioè quasi rassicurante, però vediamo la collaborazione, ecco, in giorni di polemiche fra regioni, in un momento in cui volano letteralmente stracci, De Luca da una parte, Emiliano dall'altro, e Salvini, Federica lo saprà, è inutile che non lo citiamo, Salvini e la Meloni che continuano tutti i giorni a martellare, io vedo che pur con le peculiarità e le, insomma, specifiche di una regione governata dalla Lega
e con insomma, legittimamente, che assume legittimamente posizioni anche politiche su questo tema, in realtà da sempre, poi Federica lo conosciamo anche dai tempi del Parlamento, però secondo me questi sono esempi da valorizzare, insomma, non, esempi di collaborazione, di dialogo che in questa fase sono, servono. Sì. Senta Federica, un'altra cosa molto importante, perché in altre regioni appunto si è molto in sofferenza, il vaccino anti-influenzale serve, tutti ci dicono dobbiamo vaccinarci, però insomma è inutile nascondersi, scarseggiano, adesso anche nel Lazio è molto complicato vaccinarsi, la sua regione si è organizzata per tempo? Noi siamo stati i primi a fare la gara. Abbiamo iniziato la campagna vaccinale un mese prima rispetto al solito. È chiaro che anche noi avremo bisogno di ancora più vaccini, ma bisogna anche dire con chiarezza che la capacità produttiva di fatto oggi non c'è più per il fabbisogno nazionale. Su questo è un problema vero. Noi abbiamo deciso ovviamente di seguire al 100% le linee guida nazionali, quindi abbiamo ampliato anche la fascia, diciamo, quella più sensibile, quindi da dare il vaccino gratuitamente, gli over 60 e i bambini tra 6 mesi e 6 anni, più ovviamente le persone con patologie. Noi abbiamo fatto un approvvigionamento per coprire il 75% di questa popolazione. Tenete conto che negli scorsi anni la copertura vaccinale influenzale era tra il 20 e il 25%, quindi decisamente più bassa. Noi l'abbiamo aumentata considerevolmente, però è chiaro che evidentemente c'è una richiesta molto ampia non soddisfatta dalla produzione. La verità è questa. Senta, quando dice c'è un problema di produzione, vuol dire che in questa fase appunto rischiamo ulteriori ritardi perché si arranca con la produzione di questo vaccino, proprio perché le richieste forse sono state sottostimate? No, penso che in realtà le richieste sono state più ampie dello scorso anno, ma proprio la capacità produttiva manda, diciamo, a lotti, per capirci, quanto è stato sancito dai contratti già in essere. È chiaro che se si potesse ampliare anche noi ne acquisteremmo ancora, voglio dire, abbiamo aumentato, ribadisco, in modo importantissimo la richiesta e la contrattualizzazione, ma è chiaro che la produzione non è infinita purtroppo, perché ci sono proprio delle capacità produttive che sono limitate. Senta, di vaccino in vaccino, ieri il commissario Arcuri ha detto che ci saranno appunto, si avrà la possibilità, la prima possibilità di vaccinarsi per alcune categorie, poi vedremo quali, già a gennaio. Quindi al commissario Arcuri è passato anche la gestione di questo importante passaggio per la nostra salute e il nostro futuro. Ritiene che sia un modo di accentrare troppo nelle mani di un'unica persona che a questo punto si occupa praticamente di gestire tante, tante cose, cominciare dalla scuola per finire ai vaccini, ma non solo? Guarda, mi interessa chi gestisce, dopo ognuno si deve prendere le sue responsabilità sia nelle scelte di chi ha fatto gestire sia ovviamente in chi gestisce, l'importante è che funzioni. Ecco, non vorremmo trovarci in situazioni spiacevoli nel quale in un momento come questo magari il vaccino non arriva o non c'è tutto il sistema di trasporto e di conservazione necessario per garantirlo a quel 1.500.000 persone che a fine gennaio, inizio febbraio dovrebbero avere le prime dosi di vaccino. Questo è fondamentale, non si può sbagliare, credo. Ecco, il sistema di trasporto, Pietro, tra l'altro non è indifferente, però per quel tipo di vaccino annunciato dalla Pfizer nei giorni scorsi dobbiamo anche dire che ci sono altri vaccini che arriveranno, quindi speriamo che... Sì, speriamo che, ecco, da questo punto di vista l'anno nuovo ci porti buone notizie. Sembra in realtà appunto... Viene in mente Babbo Natale, viene in mente scritto la letterina no, ancora no, sono stato anticipato ieri. Da Tommasino. No, io volevo però fare una domanda a Federica, cioè si parla del fatto che voi insieme a Veneto e Emilia Romagna avete fatto queste ordinanze anche perché queste tre regioni, quindi compreso il Friuli, ci si attende che dati alla mano passino in fascia arancione. Volevo chiedere a lei direttamente se insomma, dai dati che avete è ragionevole che ci sia uno spostamento di fascia
del Friuli nei prossimi giorni, oppure se invece le notizie che abbiamo non sono del tutto esatte. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, quello che mi risulta dal mio gruppo di lavoro che sta seguendo ovviamente anche tutta la parte statistica, di studio, di epidemiologia, mi dicono che in teoria, però prendetelo con le pinze perché io non ho ancora i dati definitivi, dovremmo in realtà essere scesi un po' di RT, dell'indice di RT, quindi in miglioramento. Ma ribadisco, se cominciamo a fare ordinanze per non andare in una fascia nell'altra, credo che sbagliamo. No, ma non intendevo la curva, questo. E dopo questo comporta anche non andare in un'altra fascia, è positivo, secondo me. No, ma certo, però penso che noi siamo in un leggero miglioramento, però non ci può far stare tranquilli. Quindi lei spera, chiaro, quello, spera il discorso che facevo prima negli ospedali... Spera comunque di non che insomma oggi dovrebbero uscire i dati, tra oggi e domani le ordinanze del Ministro della Salute, spera che il Friuli non rientri nella fascia arancione. Vabbè, ovvio, perché vuol dire che abbiamo dei dati che tengono bene. Però Friuli Venezia Giulia, però Friuli Venezia Giulia, una regione composita. Ha ragione. I miei nonni tra l'altro erano istriani, quindi. Senta Federica, chiedere... Quindi l'avrebbero sottolineato anche loro. Esatto. Le volevo chiedere un'ultima cosa, perché un pochino la sensazione è anche di confusione, disorientamento, no? Nei cittadini. Noi siamo partiti con i DPCM, quindi con delle regole che valgono per tutti, e poi appunto per necessità di fare dei restringimenti mirati, così anche come tra l'altro hanno suggerito gli scienziati e i medici, si è passati ai colori delle regioni, poi a un certo punto le regioni come la sua avete deciso appunto ulteriori restringimenti, tra l'altro il DPCM lo consente perché dice che i presidenti delle regioni non possono ammorbidire le linee guida, diciamo così, ma possono inasprire. E quindi, insomma, secondo lei non c'è il rischio che si faccia un po' fatica a stare dietro a tutto e per questo ci sia la tendenza a mollare un po', diciamola così? Sì, non c'è dubbio che è ovviamente una situazione composita a livello nazionale sia meno chiara, ma è altrettanto vero però che se pensiamo di fare misure uniformi anche su tipologie di territori, non soltanto per la situazione epidemiologica, ma pensiamo, non so, alle regioni che hanno grandi metropoli, che hanno grandi centri urbani molto importanti, pensare di dare le stesse identiche risposte dappertutto, per alcuni sarebbero misure eccessive, per alcuni sarebbero misure insufficienti. L'ipotesi che avevamo fatto, e siccome era quella maggiormente solida dal punto di vista della risposta da dare, era quella magari di scegliere una misura nazionale più soft, diciamo, per tutti e poi intervenire in accordo tra governo e regione per le misure specifiche che magari necessitavano di maggiore rigore dove ce n'era bisogno. Questo perché lo dico? E perché parlo di accordo? Perché quando facciamo scelte di chiusure ed altro non è semplicemente una scelta di carattere sanitario o tecnica, perché sicuramente deve dare supporto alla parte sanitaria tecnica della scelta, ma anche una scelta politica, perché quando chiudo una regione come la Lombardia, che è primo PIL del paese, ha una ripercussione enorme dal punto di vista economico, sociale, lavorativo, e la politica su questo non può sottrarsi nella responsabilità e dire è stato un algoritmo a dirmelo. Io penso che su questo ci deve essere la responsabilizzazione della politica locale e nazionale, non c'è dubbio, però di scegliere ovviamente con dati scientifici, dati dai tecnici, e fare le scelte necessarie. E così è stato, almeno in alcune zone. Grazie Federica, naturalmente buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. Andiamo in pubblicità.